Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati su Daily Cogito. Oggi vorrei parlare con il nostro amico Riccardo Dalferro, conosciuto anche come Rick Dufer. Vediamo. Aspetta, se è ma in ascolto. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ma chi è entrato? Chi è entrato qui dentro? Cosa sta succedendo? Chi mi ha fottuto il Daily Cogito? Veramente ti ho hackerato il cervello, Rick. Dannazione, dannazione. Uesa, ciao Uesa. ciao Rick. Ciao a tutti, come state? Come avete visto, questa mattina abbiamo deciso di bere, di alzare un po' il gomito rispetto alle altre volte, e abbiamo un ospite speciale. Abbiamo qui Uesa, Riccardo Vessa, che come avete visto, insomma, è entrato senza il permesso in Daily Cogito, e questo è un periodo in cui non è bene entrare nella proprietà altrui, perché potresti venire sciottato, come si suol dire in questi casi. No, io ho molto piacere avere qui Uesa, perché insomma è sempre un arricchimento avere persone che portino un po' della loro intelligenza, e anche, perché no, della loro demenza qui su Daily Cogito. Cercheremo di portarle entrambe, Il piacere è mio, Rick, anche perché Daily Cogito ormai è diventato un punto di riferimento. Io continuo ad avere persone che mi scrivono: ti prego, fai concorrenza a Daily Cogito. Non ne ho voglia, però appaio in Daily Cogito, quindi saluto quelli che mi dicono sempre di fare un podcast. Oggi vi è andata bene. Nessuno può fare concorrenza a Daily Cogito. E così io inglobo coloro che potrebbero essere una concorrenza a Daily Cogito. Di cosa parliamo oggi? Allora, prima di parlare di qualsiasi cosa, vorrei annunciare, l'avete già visto in questi giorni, che io e il buon Uesa, fra un paio di mesi, ovvero stavo dicendo fra un paio di mesa, perché faceva rima con Uesa, non ti dico solo questo, fra un paio di mesi terremo un seminario dal titolo Giovani d'Oggi. Sarà il weekend del 12, 13, 14 luglio, e parleremo di che cosa significa essere contemporanei, utilizzando la cultura pop, il cinema, le serie TV e ovviamente la filosofia. Ci sono ancora pochi posti a disposizione, quindi se volete avere il programma e iscrivervi, vi raccomando di scrivermi via mail academiaorwell@gmail.com e riceverete il materiale. E insomma, i posti andranno bruciati in pochissimo tempo, quindi affrettatevi. Detto questo, caro Wes, abbiamo parlato di hackerare il cervello. E perché abbiamo parlato di questo? Cos'è che sta succedendo nel mondo? Quanta gente si sta facendo hackerare il cervello? Questa è una domanda interessante. La cosa più interessante dell'hackeraggio del cervello, visto, no, che ci colleghiamo a quella notizia del New York Times di cui parlavi, la cosa più interessante è il fatto che venga fatto in modo surrettizio, il fatto che gli hackerati spesso non siano consapevoli di esserlo. E soprattutto il fatto che viviamo in un'epoca nella quale è molto difficile distinguere la propria condizione mentale da sana ad hackerata. Tutti abbiamo sempre la sensazione, no, che l'hackerato sia sempre l'altro, in questo senso, e non sappiamo mai fino a che punto siamo i padroni della nostra visione del mondo. Questo è lo spunto che interessa. Peraltro Uesa sta parlando dell'articolo di cui io e lui parlavamo, ma io a voi ancora non ve ne ho parlato, perché anche Uesa è stato hackerato in realtà, ed è l'articolo in cui viene raccontato come recentemente, anzi negli ultimi 2 anni e mezzo, ci siano stati vari episodi nell'ambasciata cubana degli Stati Uniti in cui alcuni impiegati, attraverso un suono, uno strano suono fastidioso, sono stati letteralmente condizionati in alcune reazioni psicofisiche e anche in alcuni comportamenti, e sembra che le indagini vadano verso l'invisible attack. Sotto vi metto il link per recuperare l'articolo, molto interessante. E lo spunto di questo articolo ci permette di dire una cosa importante, cioè che quando siamo hackerati impossibile sarà accorgerci di essere hackerati. Perché? Perché l'atto dell'hackeraggio è contagiare, tra virgolette, con un codice, sia linguistico, sia sensoriale, di qualsiasi tipo, nascondendo il codice, perché di questo si tratta. Quando sei hackerato, tu non hai accesso al codice che ti ha hackerato. E così, come diceva il buon Uesa, l'hackerato è sempre un altro, che mi verrebbe da dire anche l'idiota è sempre un altro, allora, questo parallelismo interessante. L'hackerato è sempre un altro, perché se tu sei nella condizione dell'essere hackerato da qualsiasi cosa,
ti è nascosta la tua stessa condizione. E allora il punto è, ma come posso io, guardandomi intorno, capire, avere indizi o avere il sospetto di essere io quello hackerato? Ce n'è la possibilità secondo te, Wesa? Questa è la domanda giusta da porsi. Non è sempre così facile. Potremmo dire che nel caso, no, dell'ambasciata a Cuba ci sono dei sintomi la cui ripetitività può iniziare a destare dei sospetti, soprattutto il fatto che siano sintomi che coinvolgono tutta un gruppo di colleghi, e quindi iniziano ad esserci una serie di coincidenze che possiamo definire verificabili. Quindi in qualche modo a un certo punto non sai più che cosa pensare, e puoi addirittura pensare di essere stato hackerato, che ovviamente è un termine che usiamo tra virgolette. Nella vita di tutti i giorni, aggiungendo ancora un paio di virgolette al termine hackerato, secondo me il confronto con gli altri è sempre il modo migliore per guardarsi allo specchio, nel senso che difficilmente siamo così capaci di valutare il nostro agire, soprattutto di valutare quando le nostre decisioni sono nostre oppure sono soltanto dovute alla fascinazione che possiamo aver avuto inavvertitamente rispetto alle idee che ci sono state proposte. Vigilare su se stessi è un compito cruciale per la vita di chiunque voglia coltivare uno spirito critico, ma in teoria è anche un'impossibilità. In questo senso dobbiamo sempre chiedere aiuto agli altri, sia che sia una vera e propria richiesta d'aiuto, perché potrebbe anche essere, perché no, potrebbe essere il modo per avere la critica più feroce o comunque più approfondita che possiamo immaginare, oppure semplicemente cercando il confronto. E il confronto è ciò che ci salva da questo circolo vizioso dell'essere hackerati, però c'è un problema. E il problema si pone, ed è il collegamento che a me è venuto in mente quando ho letto questo articolo, il problema è che oggigiorno io mi guardo intorno e mi accorgo, forse nel torto, forse ha ragione, che moltissime persone sono hackerate. E l'esempio eclatante si trova in alcuni commenti che io periodicamente ricevo, soprattutto nella rubrica con Michele Boldrin. E questi commenti sono commenti di persone che per me sono palesemente hackerate. Perché? Perché portano due aspetti fondamentali di quello che è un hackeraggio. Il primo è affermare cose che sono completamente slegate dal contesto e dalla realtà che ci circonda. Esempio, continuo a prendere l'esempio dell'hackeraggio dell'ambasciata americana, ok? Lì i sintomi non sono ricollegabili a un contesto normale, cioè se un medico va a visitare queste persone non troverà alcuna causa scatenante medica di questo status fisico e psichico. Quindi l'unica cosa che si può trovare è che la motivazione di quello stato sia nell'eccezionalità di quel rumore, ok? Primo sintomo dell'hackeraggio, un qualcosa che si scatena nel comportamento, nel fisico, che non è ricollegabile al contesto esteriore. Se noi prendiamo un paziente affetto da nausea, normalmente il medico potrà riscontrare come, diciamo così, causa conclamata le cozze mangiate il giorno prima, ma in una persona che sia stata colpita da quel fattore lì non ci sono invece cause di quel tipo. Il secondo aspetto è la continua ripetizione, quasi meccanica, di certe opinioni che al tempo stesso sono slegate dalla realtà, per quanto noi ci è possibile. E mi riferisco ai commenti, per esempio, dei sovranisti oggigiorno, che ad esempio analizzano un problema come quello dell'immigrazione utilizzando sempre gli stessi slogan, sempre le stesse formule, prive di qualsiasi legame con la realtà. Per esempio, io trovo ancora persone che dopo la smentita di Salvini stesso sul numero di clandestini in Italia continuano a ripetere il numero che è stato da Salvini smentito, cioè i 500.000 famosi. Oppure, ancora peggio, e lì si ha invece a che fare con proprio una frangia di persone che sono affiliate a una, potremmo dire, estrema destra contemporanea, quelli che vengono a dirti sotto i video: guarda che verremo a prenderti e ci dovrete restituire tutto quello che ci avete tolto. E questo è un commento che io ho ricevuto periodicamente, almeno 2-3 volte a settimana, negli ultimi 5-6 mesi. Verremo a prendervi e ci ridarete quello che, ovviamente, è scandagliato ed espresso in maniere diverse, però è sempre quello il concetto. Ci è stato tolto qualcosa. Ora, per me è evidente che questo è, al tempo stesso, completamente slegato dalla realtà, perché questi stanno scrivendo da uno smartphone, da un computer, da un mezzo tecnologico, quindi significa che hanno libero accesso a internet, significa che hanno libero accesso all'espressione delle loro opinioni, eccetera, eccetera, quindi tante cose che fino a 40 anni fa erano quasi impensabili.
E quindi che cazzo hanno tolto a queste persone, Wes? Cosa hanno tolto a queste persone? Allora, e io sono il colpevole, poi attenzione, aggiungiamo il fatto che io sono il colpevole, ovviamente. Di questo. Beh, questo è chiaro, il colpevole è sempre qualcun altro. E la cosa interessante, prima di tutto, per provare un pochino a rispondere al primo punto, è che c'è un trigger. E così come c'è il suono, no, fastidioso che dà vita, no, alle reazioni fisiche, no, di questi impiegati dell'ambasciata americana, allo stesso modo un dialogo fra te e Boldrin sicuramente ha questo effetto presso alcuni di loro. È davvero quello stimolo fastidioso ed inaccettabile che, quasi come la campanellina, no, del cane di Pavlov, ti porta alla salivazione, ti porta alla rabbia, la reazione incontrollata, quindi l'attrazione, in qualche modo, sessuale, anche mi verrebbe da anche dire. In alcuni campi. Quelli però sono i fan, Rick, non credo a naso che tu abbia fan sovranisti. E quando succede questa cosa qui, lo vedo anch'io, insomma, questo genere di utenza perde il controllo. E un'utenza, siccome qui non stiamo parlando di uno stimolo in qualche modo al quale non ci si può sottrarre, come poteva essere con ogni probabilità quello dell'ambasciata americana, stiamo parlando di uno stimolo che è un trigger soltanto per qualcuno. Il fatto che questo stimolo sia un trigger di perdita del controllo ti dice già perché avviene l'azione successiva, cioè l'emissione a macchinetta dei soliti slogan, proprio perché una persona così facilmente triggerabile è evidentemente una persona con dei mezzi critici, una capacità di filtro ridotte all'osso, e che quindi non ha un bagaglio che tu puoi immaginarti essere neppure aggiornato all'ultima lettera di Salvini. Quindi secondo me in questo caso è molto facile vedere l'hackeraggio, perché hai delle reazioni davvero pavloviane e non c'è particolare difficoltà, e soprattutto la cosa importante è che non c'è particolare dialogo. Questo non è un dialogo, tu sai che ci sono dei tasti che, se li tocchi, scatta la reazione. In questo caso diciamo che il sovranista estrema destra, insomma, di cui stiamo parlando, non può sopportare un certo tipo di argomenti, un certo tipo di ragionamenti, e quindi scatta subito nella sua testa la censura. Innanzitutto la censura all'ascolto, perché il trigger è anche chiusura dell'ascolto. Nel momento in cui la reazione è obbligata, la reazione è sempre uguale a se stessa, decontestualizzata, perché poi questi slogan arrivano che non sono minimamente inerenti all'argomento di cui si sta parlando, ma vengono lanciati così, no? Ti rendi conto che hai dei bot umani, cosa di cui ho anche discusso recentemente, e missione compiuta da parte di chi voleva fare di queste persone dei bot umani. Il problema è che ovviamente dal lato di chi con queste persone deve averci a che fare, e essendo in una democrazia tu devi avere a che fare anche con queste persone, non puoi, infatti io, tu stai facendo, voi non vedete Wesa, ma io lo vedo, Wesa ha appena fatto la faccia come dire, ma non so, insomma, in realtà tu puoi sottrarti forse alle frange più fastidiose, e io infatti cerco quelli che proprio minacciano o scrivono insulti assurdi, li derido, però c'è quella zona un po' meno estrema con cui inevitabilmente ti trovi ad avere a che fare, almeno io sento di spesso di dover rispondere a queste persone, proprio perché sento ancora che quell'hackeraggio possa essere forse in qualche modo reversibile. Secondo te però non lo è. Secondo me, Rick, guarda, ti posso dire che potremmo avere un caso di hackeraggio sulla tua persona, perché il fatto, no, pensaci, il fatto che queste persone, che al massimo argomentativamente puoi definire dei provocatori, ti richiamino una risposta di fronte all'evidenza, che sicuramente lucidamente riconoscerai, del fatto che non ne cavrai un ragno da un buco, potrebbe essere a sua volta un trigger che ti scatta. E quindi attenzione, Rick, perché potresti avere anche tu una reazione in qualche modo incontrollata. Al tempo stesso potrei autocriticamente dire la stessa cosa di me, che invece proprio mi scatta il trigger opposto. Ora stiamo trasformando il nostro cervello in una macchinetta con tre tasti e due lucine rosse accese. Però insomma, a volte mi rendo conto, per esempio, di fare quasi la cosa opposta, nel senso che a volte sono talmente abituato a questo genere di luminari della conversazione che chiudo la porta anche quando forse si poteva trovare qualcosa di interessante. In ogni caso siamo chiamati a delle tecniche di sopravvivenza. Qualunque tecnica di sopravvivenza è fatta di automatismi, è fatta di routine che tu evochi di volta in volta, perché sai, non puoi
iniziamo entrambi ad essere abbastanza sommersi di interazioni, di commenti, di gente che ci scrive, eccetera, eccetera. È brutto da dire, ma finisci per non riuscire a dare a ciascuno l'umanità richiesta, se non mettendoli in una coda infinita, no? E quindi devi un pochino scegliere le tue routine, scegliere i tuoi automatismi, che quello sia o meno un hackeraggio, insomma, dipende anche un po' dalle definizioni che vogliamo usare. Beh, questo sicuramente è, cioè, è una cosa su cui riflettere, anche perché credo che sia impossibile accorgersi veramente di essere hackerati fin tanto che tu assecondi certe tendenze. Credo che quello che dicevi tu all'inizio, cioè il fatto di osservare come gli altri si comportano, sia comunque un fattore fondamentale. Il problema è che gli altri sono anche questi. Cioè, nel senso, io capisco il tuo ragionamento, è assolutamente condivisibile, e io stesso nella grandissima parte dei casi chiudo la porta e manco sto lì a perdere tempo, però dall'altra parte mi rendo conto che se devo accorgermi del mio eventuale hackeraggio, uno spiraglio anche nei confronti di quelli che mi sembrano dall'altra parte della barricata devo tenerlo aperto, perché altrimenti il rischio di essere veramente vittima di una propria convinzione e di perdere cognizione di tutto quello che sta al di fuori è grande. E quindi se io rispondo un po' a questa gente, non è soltanto nel tentativo di evangelizzare, cioè nel senso di che poi anche l'evangelizzazione è stato un grande hackeraggio di massa, non è soltanto quello il punto è che mi serve uno spiraglio proprio per non cadere vittima di quello che imputo a loro. Perciò, insomma, dialogare è quello che io ho detto anche a Boldrin, per esempio, visto che l'abbiamo già citato, quando lui dice io banno tutti quelli che mi fanno girare i coglioni, io gli dico guarda, è comprensibilissimo, però dall'altra parte rischi grosso, rischi di essere tu domani quello che, avendo a che fare solo con cose che ti confermano nelle tue opinioni e idee, insomma cose di cui abbiamo parlato tante volte, rischi di non avere più lo spiraglio per avere un confronto con qualcuno che, pensandola diversamente da te e magari anche comportandosi in maniera diversa da te, ti mostra che stai prendendo un abbaglio. È molto molto interessante. Dal mio punto di vista ti dico, anch'io tendo ad avere a fare il ragionamento di Boldrin. Il punto è questo: tu devi decidere chi entra nel dialogo e chi no. Se tu metti una barriera d'ingresso basata su che cosa una persona dice, rischi veramente di trovarti in una bolla. Se la basi sull'educazione, in realtà passa tu, cioè io leggo e rispondo anche a commenti di qualunque segno, non mi interessa, semplicemente non sopporto i provocatori, anche perché il provocatore è un provocatore nel momento in cui io gli rispondo, perché allora ha provocato, sennò non è nulla. E quindi il mio filtro è legato ai modi, non ai contenuti. La cosa però interessa, e mi sembra che funzioni, nel senso che io sono cresciuto moltissimo in questi anni grazie ai commentatori, dei quali non sono riuscito in nessun modo a dimenticare le osservazioni critiche che mi avevano fatto e mi hanno aiutato da matti. Però è vero che tu dici, guarda, o potresti dire, guarda, in realtà anche nei modi esiste una forma di contenuto, questo è chiaro. E quindi in realtà, escludendo il peggior fascista, troglodita, no? Tutti i termini che si usano un pochino a sproposito, ma che abbiamo capito di chi stiamo parlando, c'è comunque una tipologia di confronto alla quale ti sottrai. Dovresti fare come Sherlock Holmes, che andava anche a fare a botte, e in realtà allora sì che è completa, no? il tuo dibattito è completo, magari prendi anche l'occhio nero, però sei più esposto a stimoli differenti. Io sono un pochino più casalingo da questo punto di vista, e soprattutto c'è anche una questione di filtro e di quantità. Però ti voglio gettare uno spunto a proposito di commentatori che mi è venuto in mente rispetto al discorso che stiamo facendo e di hackeraggio. Tante volte mi capita di parlare di un tema che offende o che mette in difficoltà qualcuno, magari anche soltanto parlando di un film o qualcosa del genere, c'hai il fan, no? Il fanboy. E una cosa che senti dire da questi commentatori, che non vorrebbero assolutamente che tu non avessi detto la cosa che li ha triggerati, è: tu questa cosa non la dovresti dire perché poi le altre persone la ripetono uguale. E uno dice, ma io dico le cose perché qualcuno le ascolti, cioè dovrei tacere perché sennò poi qualcuno è d'accordo con me? Però lui ti risponde, è proprio il fatto che ripetono esattamente quello che hai detto tu, quindi non lo devi dire. C'è un problema, ma forse c'è anche un fondino di interessante, cosa dici?
Beh, credo che questo sia legato, peraltro, vabbè, qui facciamo lo spoiler, sia legato a quello che di cui discuteremo domenica in Philosopher's So Good, cioè il fatto della responsabilità del comunicatore, dell'outcome della propria comunicazione. Però sì, sono pienamente d'accordo con quello che dici. Credo che sia una questione proprio di sfumature, cioè nel senso, anche qui, ognuno di noi è chiamato, e ognuno di noi non solo creatori di contenuti, ma anche utenti normali, è chiamato a disegnare il proprio confine tra ciò che è insopportabile e ciò che è sopportabile, ma soprattutto tra quello che conferma le mie opinioni, che fa parte del mio immaginario, e quello che non fa parte e che, essendo ancora sopportabile, è una sofferenza a cui bisogna sottoporsi. In fin dei conti, io, se prendo una lezione da questa chiacchierata che abbiamo fatto, e dovrebbero prenderla anche quelli che sono stati hackerati nell'ambasciata statunitense, è riuscire a selezionare le persone intorno a sé in maniera sufficientemente diversificata da avere molte prospettive che ti permettono di avere sempre quella, come dire, quella capacità di autoanalisi che altrimenti non avresti, perché l'unico modo per accorgerti quando un'idea ti sta possedendo troppo a fondo da non permetterti di anche esprimerti in maniera libera, l'unico modo è avere di fronte a te un ventaglio sufficientemente diversificato di personalità, di opinioni e anche di modi di esprimersi. Anche il maleducato può essere utile da questo punto di vista, senza eccedere ovviamente, da riuscire a fermarmi e dire: ok, adesso provo, come cartina tornasole, a confrontare quello che ho appena vissuto con quello che io sono stato e con quello che sento di essere. Credo, e lì non c'è una regola, c'è soltanto, di nuovo, c'è un diversi modi per sperimentare queste cose, diversi modi per metterle in atto e sperare, perché poi lì sei affidato a una speranza, non hai la bussola in queste cose, sperare che le cartine tornasole che ti sei scelto siano sufficientemente efficaci da impedirti di cadere vittima di te stesso. Sì, sono assolutamente d'accordo con te. Cercare di circondarsi della diversità in generale, anche perché più sono diverse le fonti di informazione che utilizzi, le persone che frequenti, eccetera, eccetera, più a loro volta sono diverse le loro fonti. Quindi sei esposto a una quantità di stimoli che ti danno molte più chance di accorgerti di avere un crampo alla testa, per così dire. È assolutamente condivisibile quello che hai detto. C'è da dire che a un certo punto devi accettare di essere solo un pezzo del discorso, nel senso che lavori sempre su te stesso, cerchi disperatamente di non anchilosarti, no? Di non fermarti dogmaticamente su una posizione, ma al tempo stesso devi capire il tuo limite, devi capire che certamente quello che dirai, quello che offrirai agli altri avrà sempre un bias, avrà sempre una impostazione che è soltanto la tua, che è soltanto quel pezzo di mondo che hai visto, che è soltanto quel pezzo di mondo che hai capito del pezzo di mondo che hai visto. E lì entra il gioco collaborativo, che si sposa benissimo con quello che dicevi tu. Tanta più diversità ho intorno, tante più possibilità ho che il pezzo di mondo che io do agli altri possa servire a qualcuno e mi possano arrivare dei feedback che mi fanno muovere, mi fanno cambiare, mi fanno crescere. Bisogna sicuramente non essere mentalmente pigri e non, io oso dire, non prendersi troppo sul serio, nel senso di non essere appartenenti. Questo per me è un concetto troppo, troppo importante al quale sono molto legato. Non voglio pensare di essere sull'attenti, al servizio di una causa, al servizio di un ismo, di qualunque tipo esso sia. Voglio sempre pensare che sono in tempo per scoprire di essere stato un ingenuo fino a ieri, per dire: ma guarda che cretino, e non voglio arruolarmi. Ecco, questo forse è il senso del provare a salvarsi la testa, ecco. Sì, beh, salvaguardare la propria unicità da questo punto di vista. Siamo delle combinazioni irripetibili e in quanto tali, insomma, dobbiamo salvaguardare questa cosa, altrimenti diventiamo soltanto carne da macello, come troppo spesso gli hackerati, che magari alla fine siamo noi, diventano. Questa è la conclusione sconfortante di questo Daily Cogito. Potremmo essere tutti hackerati? La risposta è sì, ma continueremo a sperare di non esserlo. E, caro Wesa, grazie mille per questa collaborazione in Daily Cogito, spero sia grazie stato divertente. Super, super.
Domenica uscirà anche un Philosopher So Good con il buon Wesa, in cui parleremo di altro, ovvero parleremo di Wesa. In realtà abbiamo parlato anche qua di Wesa, abbiamo parlato di Eric Dufer, abbiamo parlato di te che ci stai ascoltando e abbiamo un po' condizionato di più la tua esistenza, e di questo andiamo molto molto fieri. E il Philosopher So Good uscirà sia in formato podcast che in video sul primo canale, quindi sceglierete voi dove ascoltarlo o guardarlo. Grazie a tutti per averci ascoltato fino a qui, un Daily Cogito un po' più lungo del solito, ma ci stava. Sotto trovate tutte le fonti, insomma, da cui abbiamo preso spunto per questa chiacchierata. E come sempre, diffondete, divulgate e divertitevi. E mi raccomando, non dimenticate che, dai, dillo tu, Wesa. Non è tutto noi a ciò che pensa. Bravo, Wesa! Ciao a tutti e buona giornata.